Ben ritrovati amici con la seconda edizione del TG Vigna, un telegiornale dedicato al vino e non solo. La notizia principale di questa edizione del TG Vigna è la proposta dell'Unione Europea di aggiungere dell'acqua al vino. Andremo ad analizzare nel dettaglio la proposta e a leggere in modo particolare un articolo uscito sul Sole 24 Ore e andremo ad analizzare i pro e i contro relativi a questa proposta per un consumo più consapevole dell'alcol e del vino e dei super alcolici. Andiamo quindi un po' meglio a capire la proposta dell'Unione Europea e a chiarire qualche dubbio derivante, che so, da delle notizie date un po' in modo, diciamo, allarmistico, come succede in questo periodo, dai diversi telegiornali e giornali italiani. L'articolo che vi mostro è l'articolo scritto sul Sole 24 Ore che parla appunto di questa proposta. Ed è uno dei primi articoli che sono usciti in merito alla proposta riguardante l'abbassamento del grado alcolico di alcuni vini aggiungendo dell'acqua. Ricevuta la notizia di questa proposta, la prima associazione a controbattere alla proposta dell'Unione Europea è stata la Coldiretti, attraverso dei diversi comunicati stampa rivolti soprattutto direttamente al Consiglio Europeo, dicendo appunto, condannando la proposta e mettendo in luce che la proposta, definendo appunto la proposta come una frode legale nei confronti soprattutto dell'Italia, ma anche dei maggior produttori di vino. Quindi non solamente l'Italia, ma anche la Francia e la Spagna. Andiamo un po' ad abbassare le acque. Perché dico questa cosa? La dico perché alcuni giornali hanno scritto che, o alcune testate online, hanno scritto che l'idea, la proposta è stata sopravvalutata da molti giornali e anche da alcune associazioni come la stessa Coldiretti. A parer mio è giusto quello che viene detto da Coldiretti perché è un qualcosa che andrà, se entrerà in vigore, a danneggiare fortemente il settore vitivinicolo italiano, in modo particolare perché, cioè, siamo il primo paese al mondo di produzione di vino, il nostro vino è riconosciuto in tutto il mondo. È amato e apprezzato in tutto il mondo e ovviamente il settore del vino in Italia è uno dei settori maggiormente più sviluppati e di conseguenza è quello che porta delle entrate anche nel 2020 abbastanza cospicue allo Stato. Quindi andrebbe a danneggiare molto questo settore. Però appunto la notizia è stata un po' sopravvalutata, c'è stato un po' di clamore, un po' di allarmismo, secondo me esagerato, sostenuto anche dai media nazionali. Perché il punto chiave della proposta dell'Unione Europea è quella di abbassare la gradazione dei vini andando ad effettuare una dealcolizzazione. Cioè attraverso un sistema che deve essere collaudato, definito, bisogna capire anche le conseguenze che ha questa rimozione di alcol dal vino, cosa può comportare, cosa può andare a modificare. Quindi attraverso questa rimozione di alcol si arriverebbe a produrre dei prodotti, secondo me, devono essere chiamati prodotti e non più vini, prodotti privi di alcol che possono essere rabboccati, se vogliamo, con l'aggiunta di acqua. L'aggiunta di acqua in questo caso riguarda solamente quei prodotti lì, cioè quei prodotti privi di
di alcol, a cui l'alcol è stato tolto. E quindi di conseguenza poi ci deve essere tutto un sistema, un processo che porta alla fine questo prodotto, non più vino, a mio avviso, lo ripeto, sulle tavole degli italiani, sulle tavole dei tedeschi, eccetera, no? Ovviamente con una denominazione propria che deve essere, come dice anche l'Unione Europea, inserita in etichetta. Quindi in etichetta ci sarà scritto che questo vino è dealcolizzato, questo prodotto è dealcolizzato e è stata aggiunta appunto dell'acqua per bilanciare la cosa. Tutta una proposta che ovviamente deve avere uno studio dietro e soprattutto uno studio delle conseguenze che la rimozione di alcol ha sulle caratteristiche organolettiche, sulle caratteristiche aromatiche del vino stesso. Questo perché il vino non è fatto solamente di alcol. Ci sta invitare il consumatore, l'acquirente ad un consumo consapevole. Ovviamente il troppo poi fa male. Rischia di peggiorare la situazione. Ma non possiamo pensare di andare a eliminare il vino, cioè l'alcol dal vino, perché l'alcol è parte integrante del vino stesso. Se io ho un vino senza alcol, è come dire avere un succo di frutta, perché vado a spremere, a pigiare le uve e ottengo un mosto che non rifermento, che non faccio fermentare, quindi che in questo caso non produco neanche alcol e lo vendo, lo filtro, gli aggiungo dei coloranti, gli aggiungo degli zuccheri per dire, dei conservanti e lo vendo come succo d'uva, a mio avviso, cioè secondo me, coso prodotto interamente diverso da quello del vino. Il discorso di dealcolizzare il vino è già un po' più complicato, però dà vita sicuramente, sempre a mio avviso, a un prodotto che non è vino. Se io devo chiamare vino un qualcosa, chiamo vino quel prodotto che è prodotto dalle uve che sono state pigiate, il mosto, il succo d'uva prodotto viene lavorato, viene fatto fermentare e di conseguenza questo prodotto chiamato vino contiene dell'alcol. Se no, non lo chiamo vino. A mio avviso, questa è una pura e mia impressione, mia idea che penso sia condivisibile da tutti. Perché il vino, l'alcol nel vino è un elemento che lega poi tutte le caratteristiche del vino stesso, l'acidità, la dolcezza, il corpo, quindi la quantità di alcol magari che maggiore permette un affinamento maggiore del vino, quindi aromi diversi, caratteristiche, struttura diversa del vino. Cioè, non ho un vino bianco di 14 gradi, è logico che avrà una struttura, sarà più complesso, sarà magari avrà degli aromi co più complessi. Un vino da 12 gradi, 11 gradi, vino bianco, per fare un esempio, ha una struttura, una complessità diversa. Ma questo lo dà anche l'alcol, anche la gradazione alcolica. E quindi sono d'accordo con Coldiretti, l'allarmismo è stato un po' elevato, però non possiamo chiamare dei prodotti privi di alcol come vino, anche se derivano dalla vite. Eccoci qui con l'esperimento di oggi. Ho voluto fare questo esperimento per prendere proprio alla lettera quello che viene detto, come vi ho appena raccontato, nel documento presentato, proposto dall'Unione Europea. Cosa abbiamo qua di fronte a noi?
Allora, da una parte, come vedete, un bicchiere pieno di acqua, naturale, che ripeto, ha delle caratteristiche, ha degli elementi nutritivi, degli elementi minerali all'interno, quindi ha delle proprie caratteristiche che vanno ovviamente studiate e analizzate nel migliore dei modi. E dall'altra parte qui abbiamo un calice di vino rosso. In modo particolare qui ci riferiamo al Valtenesi 2018, una gradazione di 13,5% ed è un vino strutturato di corpo. Vedete che colore molto intenso che ha questo vino, cioè lo si vede molto bene anche dal bicchiere stesso. Quindi, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a versare dell'acqua all'interno del calice e a capire, a vedere come variano alcune caratteristiche del vino. Andiamo quindi a versare pochissima acqua, come vedete. Eccoci qui. Abbiamo versato dell'acqua e già vedete come il colore qua sopra, vedete, già lo si vede da sopra il calice, si vede come è cambiato. Sono andato a diluire il vino. Quindi l'aggiunta di acqua determina già un cambiamento di colore, perché vado ad aumentare ovviamente il volume disponibile, il volume, e quindi vado a diluire il vino stesso. Andiamo poi, continuiamo a versarne ancora un po', aumentiamo sempre il volume. In questo caso cosa andiamo a fare? Se noi andiamo ad annusare proprio all'interno del bicchiere, ci rendiamo conto che gli aromi, le sensazioni di invecchiamento, di aromaticità, di per esempio gli aromi, le spezie, la fragola, gli aromi tipici di un vino rosso non si sentono più, ma si sente magari un aroma un po' più delicato, un aroma più vicino all'aroma di alcol, al sapore di alcol, e si vede proprio come è cambiato il colore. Ho voluto appunto fare questo esperimento per ribadire quindi una questione, appunto la questione appunto del la questione appunto del fatto che andando ad aggiungere dell'acqua non vado solamente a diluire l'alcol, quindi ad abbassare il potere dell'alcol, ma vado ad alterare o a trasformare alcune caratteristiche del vino, come per esempio il colore, ma anche gli aromi che rendono questo vino unico e che ovviamente lo rendono caratteristico. Benissimo, amici, come avete visto, un esperimento molto molto semplice, ma che comporta delle modificazioni chimiche, strutturali al vino, e quindi è un qualcosa che deve essere studiato alla perfezione. Comunque, so che c'è gente che aggiunge acqua al vino, cosa che per me è proprio anormale, quindi vi prego di non riproporre questo esperimento a casa perché è un esperimento molto molto pericoloso, quindi non rifatelo a casa e soprattutto se riuscite anche ad evitare di aggiungere acqua o altre bevande, faccio esempio aranciata, eccetera, al vino sarebbe cosa buona e giusta. Con questo io concludo questa seconda edizione del TG Vigna, però voglio ricordarvi due appuntamenti fondamentali, cioè due video che usciranno in questa settimana. Il primo è un video dedicato al vini al supermercato, cioè andremo ad analizzare una selezione di 6 vini in base alla qualità e al prezzo a cui vengono venduti sullo scaffale del supermercato,
e andremo a fare delle considerazioni in merito alla qualità e al prezzo, se il prezzo rispecchia la qualità oppure no, eccetera. E andremo anche a dare dei consigli sull'acquisto di futuri vini al supermercato. Il secondo video è dedicato al ciclo della vite, in cui andremo a parlare delle operazioni che vengono eseguite in questo periodo sulla vite, con un focus poi dedicato soprattutto alle malattie della vite e a come trattare queste malattie e agli agenti ovviamente che causano queste malattie. Con questo concludo qui ancora una volta questa edizione del TG Vigna e noi ci vediamo a un prossimo video.